Oggi anche a Teramo, come in tutta Italia, Rifondazione Comunista ha indetto una mobilitazione straordinaria contro l'ipotesi di un nuovo governo affidato a Mario Draghi. Intanto vogliamo ricordare che questa crisi di governo è arrivata perché Matteo Renzi si è assunto la responsabilità nel bel mezzo di una pandemia e di un'emergenza gravissima dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, e si è assunto la responsabilità di far cadere un governo, quindi di lasciare il nostro paese senza una guida. E prendiamo atto del fatto che i partiti che componevano la maggioranza di centrosinistra sono stati di fatto incapaci di rimettersi insieme, di trovare una via di uscita a questa crisi e quindi di garantire una situazione di stabilità. Oggi ci ritroviamo di fronte a questa sciagura, ovvero di fronte al nome di Mario Draghi. Chi è Draghi lo conosciamo bene, purtroppo è un banchiere e quindi è colui che può garantire e rappresentare al meglio in questo momento gli interessi delle banche, dell'alta finanza, dell'Europa, delle multinazionali, di Confindustria, quindi rappresenta l'opposto rispetto agli interessi delle lavoratrici, dei lavoratori, della maggioranza degli italiani e degli italiani. Come Rifondazione Comunista invece siamo contrari nettamente all'ipotesi che sia lui a assumere la guida del paese in questo momento, sarebbe davvero un'ipotesi nefasta.